Solana? Eh certo, ci guardiamo anche Solana. Ma sì, dai, guardiamoci un po' anche Solana, dai, va bene, guardiamoci Solana. Volete vedere Solana? Questo è quello che ho visto fino adesso. Solana, quindi allora ne avete già sentito parlare perché tutti a parlare del token, il mica token, fantastica la blockchain del futuro, eccetera, eccetera, fino a poi questo piccolo incidente di percorso che c'è stato. Io voglio, come solito, non mi interessa il discorso prezzo, token, to the moon, eccetera, capire come funziona questa tecnologia, cosa può effettivamente fare, è veramente la super blockchain del futuro? Bah. Allora, ecco, molto complessa Solana, è molto molto complessa perché c'è parecchio da leggere, parecchio da studiare, quindi sto facendo le cose un po', ma avendo anche ultimamente pochissimo tempo, come vedete i video stanno rallentando perché sono veramente a tappo, sto guardando un po' un pezzo alla volta e seguo quello che è un po' la loro track per cercare di spiegare il loro progetto, no, se non lo sanno loro. Quindi dicono fondamentalmente Solana ha 8 elementi di novità, uno di questi è il Proof of History, che è quello che guardiamo oggi e cerchiamo di capire appunto come funziona. Breve overview: Solana, come sapete, vuole essere una blockchain velocissima, tempi di blocco che vanno sotto il mezzo secondo, una quantità di transazioni esagerata da gestire, e questo è molto bello apparentemente, ma questo ha avuto anche un po' dei, come dire, dei rimbalzi non troppo carini. Primo è che evidentemente questa blockchain richiede un hardware proprio dichiaratamente esagerato per farlo partire, connessione al minimo da 1 gigabit, non so quanti giga di disco, mi pare 12 core di CPU, quindi, come dire, sono macchine che costano parecchio, anche prenderle, diciamo, a noleggiarle sul cloud costano parecchio, e quindi i nodi se li possono permettere in pochi. Cioè, mentre noi abbiamo visto, possiamo tranquillamente farci il nostro nodo Bitcoin e Ethereum su un Raspberry, qua no. Qua no, non si può, perché è proprio il fatto di dire queste transazioni vanno talmente, sono talmente tante, vanno così veloce che serve dell'hardware particolare. E questo, onestamente, è un elemento di centralizzazione che devo dire non mi piace tantissimo. Però è coerente, perché se vuoi fare una roba così, che c'è praticamente un idrante di dati che ti entra nella macchina, deve essere una macchina in grado di gestirla. E vabbè. Ma questo idrante di dati, quando a un certo punto si è scoperto che qualcosa è andato fuori pista, è andato fuori, a un certo punto, come dire, ha lasciato. C'è stato un recente problema su Solana, dove l'unica cosa che a un certo punto sono riusciti a fare, siccome dicevano alla Vitalik fermatevi un attimo, non potevano dire sta roba qua, l'unica cosa che hanno potuto fare è stato sentire tutti quanti i validatori e dire: ragazzi, spegni e riaccendi, ripartiamo da caso, cancella tutto perché non riusciamo a più stare dietro. E questo è un brutto segnale, è un brutto segnale perché ovviamente se va a sentire, immaginate se fosse successo in produzione, un disastro, però vuol dire che un metodo per un recovery di una situazione del genere non c'è. Ma veniamo a Proof of History. Proof of History è uno dei concetti che maggiormente si sente parlare, no, su Solana. Ci sono anche dei bei video che spiegano cosa funziona. Io ho cercato di capire un attimino cos'è questo Proof of, questo ennesimo proof che abbiamo in mente. Allora, Proof of History fondamentalmente il concetto è: dobbiamo cadenzare le operazioni che avvengono, dobbiamo dare una prova matematica dello scorrere del tempo. Loro dicono: dobbiamo fare l'encoding del tempo, dello scorrere del tempo all'interno di delle informazioni. Perfetto. Come viene fatto questo? Con delle funzioni particolari, che sono funzioni che appunto ti permettono di fare questa operazione come funzioni ricorsive, dove fondamentalmente vengono iterate più volte e, diciamo, l'output di l'esecuzione di un passaggio di questa funzione diventa l'input per il passaggio successivo. Quindi, siccome fondamentalmente tu puoi, come dire, in questi cicli, in questi passaggi, tu puoi verificare facilmente che il passaggio N non potevi farlo prima, ecco che allora questa ciclicità di operazioni è una dimostrazione forte del fatto che le operazioni sono state rigidamente eseguite in quell'ordine. Quale sarà la funzione matematica che andiamo a utilizzare per fare questa serie di cicli? Ovviamente l'hash. Quindi fondamentalmente il team di Solana ha riscoperto questa cosa, per cui se tu prendi un numero e le fai l'hash ti viene fuori un altro numero, e se questo numero non le fai l'hash ti viene fuori un altro numero, e quindi questa sequenza di hash ti permette di dire come sono avvenute le operazioni. Bene, ma se tu aggiungi qualche cosa in più, allora il discorso è che ovviamente tu non è che vuoi stare lì e far creare l'orologio digitale, anche se è una feature molto interessante che in Solana è presente, vuoi fare qualche cosa di più, allora devi
codificare ad esempio delle informazioni che poi saranno il nostro blocco, che potrebbe essere qualsiasi cosa, però diciamo un pacchetto di informazioni. Ecco, allora se nella tua funzione ricorrente tu oltre a mettere l'hash del passaggio precedente ci attacchi anche questi dati e quindi vengono anche questi sottoposti ad hash, hai aggiunto al fatto che il tempo scorre e che quindi c'è questa sequenzialità, quindi quel dato è venuto prima di quell'altro, ecco, sei riuscito anche a mettere in ordine, in fila i dati. Arricchiamo un po' la cosa, cioè oltre tra questi dati, in questo pacchetto di dati, ci mettiamo anche un timestamp che quindi ci permette a maggior ragione, non solo oltre alla sequenza, di aggiungere un meccanismo per controllare appunto il passaggio del tempo, e ci aggiungiamo anche una firma digitale di chi crea questo pacchetto di dati. Quindi se diciamo dal mio output semplice di prima, cioè un hash da risottoporre ad hash, se aggiungiamo all'hash tutta questa serie di insieme di dati, allora abbiamo collegato fra di loro in maniera ricca questi dati in questo scorrere del tempo, quindi per quello si chiama proof of history. Ora, se questo passaggio, e qua è una delle novità di Solana, lo teniamo così com'è, andiamo potenzialmente a creare questa catena di informazioni e non abbiamo grossi vincoli sulla quantità e sulla velocità, perché la velocità a quel tuo punto è semplicemente quanto riesci ad essere veloce tu a creare questi blocchi di dati, questi passaggi di dati e a trasportarli in giro. Quindi il limite non è assolutamente più il tipo matematico, ma è solo tecnologico dell'infrastruttura che utilizzi. Bene. E allora? No, perché veramente Proof of History, su cui è stato costruito tutta questa cosa mediatica, anche con cartoni animati, roba del genere, a far vedere, effettivamente è tutto qua, è tutto il fatto di dire io prendo dei dati, questi dati aggiungo un timestamp, gli metto una firma digitale e li sottopongo ad hash e ottengo un numero che metterò nell'elemento successivo e via dicendo. Qualcuno ricorda qualche cosa di questo concetto? Cioè qualcuno si ricorda, che ne so, Aber e Stornetta? Qualcuno si ricorda Bitcoin? Qualcuno si ricorda tutte le blockchain che sono uscite ultimamente? Sì, perché Proof of History non è altro che a questo punto la concatenazione dei blocchi di Bitcoin nella time chain senza Proof of Work. Fine. Questo è. È solo quello, mi sembra una mossa di marketing pazzesca, perché praticamente, come dire, io prendo un'automobile, gli tolgo gli specchietti retrovisori e ho creato qualcosa di nuovo, in realtà togliendo proof of work è come se tu gli avessi tolto il motore, ma voglio dire, va bene, ok, abbiamo creato qualcosa di nuovo su cui hanno costruito, come dire, questa narrazione strana del proof of history, a cui fondamentalmente hanno tolto, cioè preso qualcosa che esisteva e gli hanno tolto uno degli elementi fondamentali, e dici posso andare a velocità che voglio, e certo, se gli hai tolto proof of work puoi andare alla velocità che vuoi, e l'hai sostituito proof of work con una firma digitale, che però non è la stessa cosa, non è neanche lontanamente la stessa cosa. E quindi sì, cioè non vi nascondo una certa delusione, perché quando poi alla fine ho capito che proof of history era questo, sono rimasto molto deluso, anche perché dopo arrivi a capire perché c'è questa confusione, no? Perché all'inizio, quando approcci, non capisci effettivamente come funziona Solana, perché senti parlare di proof of history e poi di dire proof, e poi senti che è una blockchain basata su proof of stake, perché il nome proof of history ti trae in inganno facendoti credere in un certo modo che quello sia il meccanismo di consenso, e invece no, proof of history è semplicemente il fatto di dire noi mettiamo la struttura dati che utilizziamo è fatta così, fine, ed è una struttura dati che viene condivisa, e anche quindi i timestamp sono condivisi, ok, fine. Ma non è un meccanismo del consenso, tant'è che poi, ancora non ho visto come, ancora non ho approfondito, Solana usa proof of stake. Quindi, boh, sinceramente, devo dire, per il momento non mi ha fatto impazzire, nel senso, l'idea non è nuova, questa qua, assolutamente. L'idea è un'idea vecchia con dei pezzi in meno. Vabbè, in più c'è stata questa cosa del problema che hanno avuto, che deriva dall'eccesso di ricerca di performance che hanno avuto, quindi hanno messo, come dire, un motore pazzesco, un motore di un jet su un'automobile e poi alla fine si sono dimenticati che ops, non abbiamo messo il freno a mano, non abbiamo messo qualche cosa per cui gestire questa roba, ecco, quello lì già
sembra che sia un grosso difetto di progettazione e che si fa sentire per fortuna abbastanza presto. Quindi io al momento su Solana sono ancora un po' scettico, devo dire la verità, sono ancora un po' scettico dal punto di vista tecnico, e poi chi vuole fare speculazione, token, compravendi, to the moon, buy the dip, fate quello che volete, non è quello di cui mi occupo io, ma dal punto di vista della tecnologia ci si può andare alla velocità che vuoi e poi alla fine devi farti il segno della croce e sperare che non ci siano intoppi, perché se ci sono intoppi la possibilità che ti rimane è quella del reset. È curioso, curioso, da ancora da capire, da approfondire, perché al momento quello che si vede dal punto di vista tecnico, tolta la parte di marketing, non lo so, al momento a me non ha convinto. Se qualcuno si è studiato tecnicamente, il prezzo non mi interessa niente, tecnicamente il funzionamento di Solana, e riesce a trovarmi qualche elemento in più, diciamo, per aiutarmi a capire meglio, per convincermi, per vedere, insomma, facciamo un po' di divisione di informazioni, me la lasciate giù nei commenti, ne parliamo insieme. Ecco, per adesso poi vediamo poi quale degli 8 altri miracoli dell'ombrello di Solana andrò a vedere di studiarmi. Per il momento il primo mi ha lasciato molto freddino, quindi mi scaldo con un po' di caffè. Ciao, al prossimo video.